Buona notizia, perché qui abbiamo dato un sacco di una buona notizia. Sì. A forza di insistere, qualcosa si ottiene. Due buone notizie, adesso le facciamo anche vedere. Una, il Tribunale Amministrativo ha detto che la famosa... Me la fai vedere, Donato, la vigile attesa, il documento dell'AIFA che abbiamo fatto vedere qua la scorsa settimana, sì. Quella che diceva tachipirina e vigile attesa. Eccolo qua. Il Tribunale Amministrativo dice non va bene, la annulla, ed è già una bella cosa. È già una buona notizia, nel senso che comunque ha accolto il ricorso che il nostro Comitato Terapia Domiciliare 19 ha proposto e l'ha accolto in prima istanza, oltretutto, quindi sarà discusso chiaramente a luglio. E però comunque mette una pietra, diciamo, sopra questa tipologia. Ma c'è un'altra buona notizia, la andiamo a vedere, che in Piemonte è la prima regione che elabora un protocollo per le cure domiciliari. Quel protocollo che voi state chiedendo in tutta Italia, per la prima volta una regione lo fa. Angela Camuso. Questo certifica che il protocollo era sbagliato. E che doveva essere cambiato già quest'estate. Non si danno pace i fratelli Susanna e Stefano Gassaldi di Torino. Quando si è ammalato di Covid il loro papà, lo scorso novembre, l'uomo è rimasto senza medicine per 10 giorni, in vigile attesa, perché i protocolli ministeriali prescrivevano questo. Proprio in questi giorni la Regione Piemonte ha avuto il coraggio di emanare un protocollo di cure precoci che non tiene conto di quelle linee guida, affinché storie come questa non si ripetano. Mio padre è al cimitero e questo non è giusto. Era una persona senza patologie che con pochi semplici farmaci degni di questo nome, non della tachipirina, poteva essere tranquillamente con noi. Abbiamo avuto subito la percezione che papà non era stato curato. Vedere adesso che c'è la cura è inaccettabile. Il protocollo di cura della Regione Piemonte è partito sull'esempio dell'esperienza sul campo di primari ospedalieri e medici di base tra i territori di Novara ed Alessandria. Abbiamo incontrato alcuni di loro nel distretto sanitario di Acqui. Questo è il protocollo. Spiegatemi come nasce. I medici ospedalieri si rendevano conto che non era gestibile una situazione di reparti sovraffollati di pazienti Covid. Era indispensabile curarli a casa. Ecco, questo voi quando l'avete proprio capito? Noi l'abbiamo capito presto. A marzo del 2020. Già dalla scorsa primavera, la cura precoce del Covid nella provincia di Alessandria aveva fatto registrare il 30% di ricoveri in meno rispetto alla media nazionale. E gli ultimissimi dati raccolti, aggiornati alla scorsa settimana, registrano una letalità ridotta di 3/4. L'importante è intervenire immediatamente. Ci abbiamo impedito che questa malattia portasse tantissime persone in ospedale ad intesare gli ospedali. È fondamentale far sentire al paziente che non è solo a casa. Luigi Cardi, assessore alla sanità del Piemonte, è stato il promotore del protocollo appena approvato. Vista anche la giustizia amministrativa che ha stoppato questa condotta tachipirina e attesa, io credo che sarebbe opportuno spingere tutte le regioni ad approvare dei protocolli come questo, simili. Tra i promotori del documento anche il primario di infettivologia di Novara, il professor Pietro Luigi Garavelli. Ad esempio i cinesi sono intervenuti precocemente nelle cure. Sorprende perché gli altri non si sono accodati.